Allora, c'è sempre un filo logico da seguire, in modo tale che poi, quando all'esame dobbiamo verificare se avete capito, almeno il filo logico dovreste averlo presente. Allora, noi siamo sempre in questa... in questo ambito. Sappiamo che quando io realizzo una misura, e cioè quando io utilizzo uno strumento di misura, il quale strumento è una particolarizzazione di un modello fisico, due affermazioni sulle quali in qualsiasi momento voi, anche non ancora esperti di teologia, cominciate a leggere dati di misura, vi dovete cominciare a soffermare su queste affermazioni, che sono sempre vere, sono i capisaldi del ragionamento. Benissimo. Allora, strumento di misura come particolarizzazione di una legge fisica. Questo strumento di misura, quando io poi lo utilizzo correttamente, guardate che ogni parola ha un suo significato. Correttamente significa rispettando il modello fisico, e questo già è un grandissimo problema, un grandissimo problema. Bene, nel momento in cui io poi voglio andare a esprimere correttamente il risultato della misura, da un lato devo individuare il valore numerico con cui io sintetizzo l'evento, e a questo valore numerico devo sempre aggiungere l'informazione. Qualche volta ovviamente questa informazione sembra non esserci o essere ridondante, invece è fondamentale, sulla incertezza, che è, l'abbiamo detto, qualità della misura, quindi un attributo della misura senza il quale la misura è un numero qualsiasi, anzi pericoloso da adoperare. E poi ci muoviamo nell'ambito del sistema internazionale, ok? Abbiamo sintetizzato 5 lezioni, circa 15 ore di lezioni. Perfetto. Incertezza. Chi è l'incertezza? È la differenza fra il valore ritenuto vero e il valore misurato. Perché? Perché noi sappiamo che nel realizzare la misura, e quindi da un lato nel realizzare lo strumento e dall'altro nell'utilizzarlo, ci sono due pezzi: l'ingegnerizzazione della legge con la quale pensiamo di misurare la grandezza, e dall'altro lato come io utilizzo lo strumento. E se io questo strumento rispettassi tutti i dettagli, o in alcune situazioni essendo costretti a utilizzarlo in ambienti nei quali certe situazioni possono essere, causa di errori. Quindi attenzione, ci sono due situazioni che poi devono andare a convergere nelle analisi metrologiche: la realizzazione dello strumento e l'utilizzo dello strumento, ok? Io amo sempre cercare di trasmettervi delle cose che poi voi potete andare a verificare, ok? Questo semplicissimo manometro oggi utilizzato oggi, oltre ai problemi che vi ho detto, c'è il problema che la temperatura ambiente oggi varia
probabilmente da 5 a 19 gradi. È chiaro che quando voi utilizzate questo strumento, lo potete utilizzare a un orario o a un altro orario. La temperatura, grandezza di influenza, grandezza che ovviamente non potete assolutamente pensare di mantenere costante, interviene nell'uso che voi fate di questo strumento. Perché? Perché, e siamo ingegneri, questo elemento sensibile, tubo di Burdon, elastico, ha un'elasticità che varia con la temperatura. Non c'è niente da fare. Né potete pensare di, virgolette, inseguire situazioni nelle quali io dico, vabbè, ma io, siccome sono intelligentissimo, sono bravissimo e conosco tutta la tecnologia, vado a costruire il mio termometro, il mio manometro con un materiale che è insensibile alla temperatura. È una scelta folle. Forse si potrebbe anche fare, forse. Ma quanto viene a costare? È chiaro? Allora, la temperatura è il tipico parametro di influenza che purtroppo solo in laboratorio può essere mantenuto costante. Ma quando voi andate a utilizzi, virgolette, pratici, questa grandezza molto spesso interagisce con il sensore indipendentemente dalla misura che voi andate a fare. Allora questa particolarizzazione, questo evento, è un evento che ovviamente deve essere tenuto in conto in quell'analisi che è lo strumento, su che principio fisico è basato e come funziona, i dati dello strumento che io raccolgo tengono conto o non tengono conto nella, virgolette, analisi che io vado a fare del fatto che una volta io l'ho misurato la mattina, una volta a mezzogiorno e una volta la sera. È chiaro il quadro di questa situazione, quindi bisogna sempre avere presente da un lato come lo strumento è stato, virgolette, pensato e realizzato, dall'altro come lo strumento viene utilizzato. Ok? Entrambe queste cose entrano in un parametro macroscopico che si chiama incertezza o errore di misura. L'incertezza o l'errore sono semanticamente simili, nel senso che ovviamente è sempre la stessa cosa, cioè qual è il valore della grandezza, quindi quello che io stimo essere il valore ritenuto vero, e qual è quello che io invece poi mi trovo che Allora, per quanto riguarda le incertezze, a questo punto nelle incertezze è come se ci fossero due strade, incertezze o errore di misura, ripeto, nei vecchissimi libri la parola incertezza non la trovate, trovate la parola errore, ma siccome ovviamente la parola errore è più forte della parola incertezza, l'errore è hai sbagliato, l'incertezza ho fatto quello che potevo fare più di questo lavoro. Allora, nel parlare delle incertezze di misura bisogna dividere da un lato le incertezze sistematiche, cioè quelle incertezze che sono, virgolette, degli errori, perché
sono attribuiti in un'analisi di dettaglio a una causa. Di conseguenza, se io conosco la causa, risalgo a questo punto a qual è l'effetto provocato da quella causa, e il mio dato di misura può essere, virgolette, corretto. Che significa? Sempre in termini pratici, la misura più semplice e più familiare a voi è la misura di lunghezza effettuata con una rondella metrica, e cioè con un nastro sul quale ci sono delle tacche che vi danno la possibilità di fare un confronto fra la dimensione del misurando e il vostro strumento, giusto? Nella realizzazione di questa semplicissima misura, cioè il confronto tra la dimensione e il nastro, virgolette, che è il mio strumento, la grandezza temperatura entra in gioco. Perché? Perché tutti i materiali, sia il misurando che la mia rondella metrica, al variare della temperatura cambiano di dimensione, tendenzialmente all'aumentare della temperatura si dilatano. Allora, quando io vado a fare l'operazione semplicissima di confronto, devo tener conto, ovviamente sempre che l'operazione è finalizzata a conoscere il valore esatto della grandezza di misura. È chiaro che il valore esatto della grandezza di misura, in questo caso particolare, a seconda delle applicazioni, può essere, virgolette, necessario conoscerlo con una incertezza limitata. In altre situazioni, se voi andate dalla sarta che vi deve fare il vestito su misura, non è che la sarta abbia bisogno di un'informazione di quanto è vero quel valore. Allora, attenzione, nella analisi delle misure la prima decisione da prendere è: sto facendo una misura, e cioè voglio quantificare la grandezza, e cioè assegnare alla grandezza il suo valore a meno dell'incertezza, o voglio controllare le variazioni della grandezza. In moltissime situazioni gli strumenti sono strumenti di controllo, sono strumenti che vi devono semplicemente segnalare che la grandezza cresce o decresce, ma il valore esatto della grandezza non è un'informazione che vi interessa. Ok? È chiaro che questa decisione è una decisione che poi ha una serie di conseguenze, anche economiche, perché conoscere il valore esatto della grandezza che io inserisco nei miei calcoli generalistici, la misura deve essere fatta con uno strumento che tendenzialmente si va, poiché vi deve dare il
valore esatto costa di più. Chiaro? Quando noi deputiamo il controllo della temperatura ambiente a quei sensorini che stanno nei termostati ambientali, no? Anche a casa vostra molto probabilmente ce l'avete. Ok? Quei sensori di temperatura non hanno assolutamente il ruolo che qualcuno gli vuole dare e che non lo possono avere di misurare la temperatura ambiente per essere certi che la temperatura ambiente sia per esempio 20 gradi. Cioè la follia del legislatore italiano che sanziona chi nei locali pubblici d'inverno supera i 20 gradi e qualche volta c'è un invito a dire ai sindaci di fare un proclama, di mantenere il riscaldamento a 19 o a 18, è proprio completa ignoranza di che cosa significa assegnare alla temperatura un valore. Chiaro? Non vi meravigliate, in questa nazione è successo anche questo. 3-4 anni fa c'è proprio una legge sul risparmio energetico che diceva che nei locali pubblici, nelle scuole, nelle università, eccetera, non bisognava superare i 20 gradi. E mandarono i finanzieri, che ovviamente sono servitori dello Stato, a verificare qualche scuola, non si avvicinare all'università perché telefonava e disse: se vi permette vi caccio a calcio nel sedere. È chiaro? Perché? Che significa non superare i 20 gradi? Chi lo stabilisce? Qual è la misura con cui voi, virgolette, in un ambiente come questo, in un palazzo come questo, in cui quest'aula ha sicuramente muri di campo, l'aula dall'altro lato, virgolette, si muore di freddo, come faccio io a poter regolare la temperatura da non superare mai i 20 gradi in nessuna delle condizioni di questo palazzo? È impossibile. È impossibile. Con oltretutto i sistemi di regolazione basati su un termometro bimetallico che costa, credo, non più di un euro e mezzo. Termometro bimetallico che se qualcuno di voi lo sa, altro non è che due lamelle di materiale diverso, di metalli diversi, che al variare della temperatura si allungano in maniera differente e di conseguenza determinano un segnale che controlla la temperatura, non la misura, assolutamente. D'accordo? Cioè vi dice quanto la temperatura nell'arco di un certo periodo temporale cambia, ma che quel numero che lui legge è 20, 21, 22. Non è richiesto assolutamente. Se in alcune situazioni, casi particolari, qualcuno di voi ha un termometro, un termostato ambientale, la regolazione e il raggiungimento del benessere è su temperature che sono funzioni di dove sta il sensore. Allora, faccio l'esempio di casa mia. Tendenzialmente a casa mia ci stanno 22 gradi nel salone in cui c'è il mio sensore, che io ovviamente ho portato a quel valore, conscio di essere ovviamente un bandito perché sto a 22, e del fatto che poi alla fine non venivo rotto le scatole dalle mie figlie e sentivo freddo. Il concetto che vi voglio far capire è che quel valore è uno, un valore affetto da un'incertezza sicuramente superiore al grado, due, un valore che legge la temperatura solo in quel luogo e in quel punto, quanto questa temperatura nell'arco del mio appartamento sia
20, 21, 19, 18, dipende da dove la stanza è e dalle condizioni di radiazione solare. Quindi ci sono stanze più fredde, stanze più calde. Allora, un legislatore che dice che non bisogna superare i 20 gradi, ma che cosa ha detto? Non ha neanche specificato con che incertezza e con quale strumento misurare. È come scrivere, vietato attraversare il piano. Ma dice, lo attraversa, chi lo attraversa si assume la responsabilità di non tener conto delle regole. Allora, torniamo a noi. Le incertezze a questo punto si dividono in incertezze che fanno parte di una categoria di situazioni, specialmente quelle connesse alle grandezze di influenza, le grandezze come la temperatura, la pressione ambiente, l'umidità, che non possono essere mantenute costanti tranne in laboratorio. Quando, spero che forse, ma siete troppi, qualcuno di voi forse quando andiamo alla magistrale verrà a Ferentino, dove noi abbiamo un laboratorio dimensionale di taratura, cioè dove tariamo i calibri, dove tariamo, virgolette, i campioni per il dimensionale, il laboratorio per il dimensionale, nel quale si usano i campioni di riferimento e, virgolette, i calibri che poi servono nelle officine. In quel laboratorio, per poter essere laboratorio di taratura, la temperatura deve essere mantenuta costante a 20 più o meno 0,5 gradi. Quindi io ho un sistema di condizionamento che fa sì che la grandezza temperatura ambientale, che sicuramente influenza qualunque misura dimensionale materiale. Chiaro, se la misura è connessa all'uso di un materiale, il materiale, così come il materiale sottoposto a verifica, dilata. Ok? Allora, è chiaro che nelle officine meccaniche di precisione mica si può pretendere che ci sia un condizionamento a più o meno 20 gradi. Costerebbe tantissimo fare qualsiasi lavorazione meccanica. D'accordo? Quindi si fanno le misure con calibri che sono stati tarati a Ferentino e poi vicino alle misure, lì dove bisogna garantire valori con una certa precisione, si aggiunge il valore della temperatura ambiente a cui è avvenuta la misura. Quindi, di estate, i calibri a Cassino spesso funzionano a 28 gradi, ok, esempio Fiat, d'inverno lavorano a 10, a 12, a 15. E è chiaro che gli stessi calibri danno risultati diversi in funzione del fatto che il materiale che hanno misurato sta a 12 o virgolette a 28. Quindi attenzione, nell'individuare queste sistematicità, l'analisi dello strumento e dell'utilizzo dello strumento è un'analisi del modello fisico. Sempre per quel discorso che vi interessa. Se io voglio andare a avere un vantaggio, faccio il pieno la mattina perché il misuratore che sta dentro la mia pompa è un misuratore a volumi, ok? Quindi misura i volumi di carburante. Nell'interno del vostro motore, il rendimento del vostro motore è
virgolette, sulla base di qualcosa che si conserva che si chiama massa. Quindi, se voi comprate la benzina fredda, avete il vantaggio, dal punto di vista della massa, di avere di più. Il contrario se invece la comprate calda. Chiaro? Questo ci sono dubbi. Se qualcuno di voi torna a casa oggi e vede che il contatore del gas di casa vostra, messo a bandiera, sta al sole, invitate vostro padre a comprare un ombrellino per evitare che il sole vada a riscaldare il contatore, vada a riscaldare il gas che nel contatore viene misurato a volumi e vi fa pagare volumi maggiori di quanto poi alla fine è il gas che voi dal punto di vista energetico avete consumato. Chiaro? Allora, queste incertezze sistematiche, che sono anche degli errori, sono le più difficili da individuare, perché bisogna conoscere sia lo strumento sia ovviamente l'ambiente, fondamentalmente. Poi invece ci sono delle incertezze che sono tecnologiche realizzative, o meglio, sono qualcosa che è connesso all'imperfezione della realizzazione dello strumento. Queste incertezze sono delle incertezze che fanno parte del concetto di aleatorietà, cioè non sono deterministiche. Non è che io so chi mi fa leggere di più o di meno in quel momento rispetto al valore medio, perché sono la somma di tanti piccoli contributi, sia positivi che negativi, che avvengono nel processo di misura e nel processo di realizzazione dello strumento. Ok? Cioè, c'è tutto un mondo di fenomeni fisici che danno piccoli contributi all'evento misura e che però nel momento in cui io leggo lo strumento e raccolgo il dato, io non so se la sommatoria di quegli effetti è positiva o negativa. Ok? Allora, sempre ritornando a questo ragionamento, lo strumento realizzato secondo questo schema di solito ha una curva caratteristica, che è la curva che lega l'ingresso, il misurando, all'uscita, che è la misura, e questa curva caratteristica non è e non può essere, perché l'abbiamo scritto qui, questo pezzo qui è come se fosse un qualche cosa che diamo ormai per scontato, nel senso che sappiamo che nel nostro sistema, nella nostra organizzazione, si usa il sistema internazionale. Beh, se la misura è x più o meno y, significa che quando io uso lo strumento per un valore del misurando, è ammesso che a parità di valore di questo misurando il mio strumento risponda con non un punto ma una fascia di valori, e cioè con un'incertezza
che è proprio la rappresentazione del fatto che è come se io avessi uno strumento che al variare corrispondere con più valore, cioè a parità di valore, misurando lo strumento risponde con una fascia di valori intorno al valore medio. Ok? Questa fascia di valori è l'incertezza, è la differenza fra il valore ritenuto vero e il valore misurato. Benissimo. L'incertezza a questo punto è tipicamente un qualche cosa di aleatorio e un qualche cosa che, se la grandezza di misura è x, stabilito il valore minimo e il valore massimo della grandezza, quando io vado a fare infinite misure, cioè ripeto lo stesso processo infinite volte, mantenendo sempre costanti tutti i parametri di influenza, bene, la distribuzione dei risultati di misura è tipicamente una distribuzione aleatoria che si chiama distribuzione di Gauss. Questa curva di distribuzione di Gauss è la curva che descrive i fenomeni aleatori caratterizzati da due parti. Una simmetria di probabilità. Che significa simmetria di probabilità? Che gli eventi positivi e gli eventi negativi rispetto al valore medio sono ugualmente probabili, e cioè io posso leggere un risultato di misura a parità di valore del misurato inferiore o superiore al valore medio in maniera perfettamente simmetrica dal punto di vista della distribuzione di probabilità. Quindi gli eventi che mi fanno sottostimare il valore o quelli che mi fanno sovrastimare il valore sono ugualmente probabili. Chiaro? Allora, il ragionamento a questo punto è: ma che cos'è questa maledetta curva? Perché questa curva poi è la base di tutto i fenomeni aleatori statistici simmetrici, cioè quelli che riguardano le popolazioni simmetriche, le popolazioni in cui c'è parità di genere. Questa è una cosa che il Parlamento potrebbe fare. Chiaro? Allora, il ragionamento che ha fatto quel grandissimo uomo che è stato Gauss e che è alla base di questa curva è un ragionamento banale. È il ragionamento che dice: gli errori di misura sono tutti ugualmente probabili, sia positivi che negativi, e man mano che io mi allontano dal valore medio, la loro probabilità di accadimento diminuisce. Una frase che ovviamente nasce dopo che Gauss ha fatto i suoi ragionamenti. E cioè Gauss che cosa ha fatto? Ha fatto il ragionamento che ovviamente parte dal concetto di frequenza per arrivare al concetto di probabilità. Allora, quando io ho una popolazione
non deterministi di eventi. Cioè c'ho una popolazione che io non so in nessun modo descrivere in maniera deterministica. Quando io vado a provare e a verificare se quell'evento ha una curva che lo descrive, che cosa ho a disposizione? Ho a disposizione solo una posteriore, cioè data la grandezza x di misura, io posso, mantenendo costanti tutte le grandezze che mi possono determinare incertezze sistematiche, quindi ho fatto un'analisi e ho, virgolette, cercato di garantire che quando io raccolgo i dati è sempre il sistema che circonda uguale, cosa che è complicata, non è facile. Allora, se io tengo sotto controllo le incertezze sistematiche, o meglio, quegli eventi che io so che influenzano la risposta del mio sensore, ok? E quindi io mi mantengo costante la temperatura, costante la pressione, costante l'umidità, costante il campo magnetico, costante tutto, ok? Quindi cerco di mantenere tutto costante, poi alla fine che cosa faccio? Raccolgo i dati. Quindi ci avrò un x con 1, un x con 2, un x con n, meno 1 e un x con n, che sono i dati che io ho raccolto facendo questa operazione, nella quale, mantenendo costanti tutte le grandezze che possono determinare influenza, ripeto l'evento, d'accordo? In maniera estremamente rigida. Ho un certo numero di risultati, questi risultati li posso ordinare, e cioè prendo il valore più piccolo e il valore più grande e definisco l'intervallo di variazione. Poi che altro posso fare? Divido questo intervallo in tanti, delta x, tutti uguali, e dico nel primo delta x mi sono capitati 5 misure, nel secondo 7, nel quarto 3, e faccio quello che è un qualche cosa che a cui siete abituati, si chiama istogramma delle frequenze, per cui io stabilisco qui questo sarebbe questo valore, poi questo, poi questo, poi questo, poi questo, eccetera. Bene, questo istogramma delle frequenze, se ragionate in maniera estremamente aleatoria, è un istogramma che vi dà la descrizione della frequenza degli eventi fatta a posteriori. Cioè, io ho preso lo strumento, facciamo un esempio più vicino al materiale, taratura di una bilancia, prendo la bilancia, in un ambiente a temperatura costante, a pressione costante, a umidità costante, virgolette, a gravità costante. Poi che faccio? L'accendo, la faccio riscaldare, prendo un peso di cui conosco il valore in quanto peso tarato, lo metto sulla bilancia e leggo il risultato, che sarà x con 1. Poi tolgo il peso,
faccio tornare la bilancia alle condizioni che a zero massa segni zero. Cioè scarico la bilancia che è un elemento elastico che si deforma. Quindi aspetto, rimetto il peso, rileggo, aspetto, cioè faccio tanti eventi essendo sicuro che tutto il sistema non sia cambiato perché l'ho condizionato, lo faccio sempre nello stesso posto, quindi in pratica tutte le grandezze che possono entrare nell'influenzare la bilancia sono mantenute costanti. Allora io ho n pesate, d'accordo? Queste pesate le raccolgo in un istogramma che è un dato a posteriori. Cioè io lo faccio dopo che ho comprato la bilancia, non caratterizzando la bilancia, dopo. Bene. Quando io ho questi strumenti, Gauss che cosa dice? Dice, guarda, i tuoi infiniti istogrammi, perché se ci ragionate, gli istogrammi sono infiniti perché io la prima cosa che devo decidere è quanti dati metto, e cioè quanto vale n. Faccio 5 volte, 10 volte, 100 volte, 1000 volte questa stringa. Quindi primo discorso, sto facendo un ragionamento a 10 a 10, a 20 a 20, a 30 a 30, a 40 a 40, dove la sequenza degli eventi la decido io, giusto? Quindi primo grado di libertà n, poi io costruisco questi istogrammi, decido a 10 a 10, faccio infiniti istogrammi. Gauss che cosa mi dice? Guarda che esiste una curva che sposa perfettamente gli istogrammi che tu puoi andare a estrarre, perché questa curva minimizza la sommatoria dei quadrati degli scarti, e cioè questa curva con questa distribuzione a campana incentrata intorno al valore medio, che è il valore aritmetico che si ricava praticamente sommando e dividendo per n i miei dati. Quindi io qui ho questo valore medio, aritmetico, che è x segnato, sommatore di i, n, di x con i, di x, n. Cioè se io faccio a 10 a 10, prendo i 10 dati di sopra e li divido. Se faccio a 20 a 20 la stessa cosa, e questo valore è il valore intorno a cui si vanno a distribuire gli infiniti istogrammi, ed è il valore più probabile, e cioè il valore che ha la massima probabilità di accadimento. Poi, man mano che io mi allontano dal valore medio, questi che altro non sono che i dati di frequenza che diventano probabilità all'infinito, perché probabilità e frequenza sono la stessa cosa, solo quando il numero di dati con cui stabilite le frequenze diventa infinito. Ok?
Il problema qual è nel gioco che è continuo fra frequenze e probabilità? È che essendo noi persone limitate, nel fare qualsiasi verifica o nel giocare contro le probabilità, abbiamo pochi eventi a disposizione. Chiaro? O ne abbiamo un numero limitato rispetto all'infinito che richiede la probabilità. Perché la probabilità descrive all'infinito l'aleatorietà del sistema. Chiaro? Allora, la curva che minimizza la somma dei quadrati degli scarti, degli infiniti istogrammi che io riesco a costruire facendo analisi in frequenza, è la curva di Gauss che descrive le probabilità di tutta la popolazione. Quindi la statistica gaussiana è quella scienza che dice: se io sto in una popolazione simmetrica, perché questa è l'unica affermazione che bisogna fare, e cioè io so che gli eventi positivi e negativi sono equipollati, ok? Bene, se io sto in una popolazione simmetrica e vado a fare un dato previsionale di un evento, cioè voglio prevedere come la popolazione risultata di quegli eventi sia descrivibile, bene, io ho una sola curva a disposizione, la curva di Gauss, che, attenzione, è una curva che, pensata e dimostrata, il teorema del limite centrale ha 7 pagine di dimostrazione. Non lo leggete, vi viene il vomito, non serve a niente. Noi dobbiamo essere degli utilizzatori intelligenti dell'intelligenza di Gauss. Allora, questa curva, che parte dalla semplicissima affermazione la popolazione è simmetrica e il valore medio è il valore più probabile dell'evento, sì, virgolette, descrive con due dati, e cioè questa curva fatta in questo modo è descrivibile matematicamente con il dato valore medio e con il dato che poi possiamo esprimere in mille modi e che normalmente si chiama varianza, che è sigma uguale a 1 su n sommatoria. Scusate, lo scrivo meglio, se no radice quadrata della sommatoria dei quadrati degli scarti. Bene, la curva di Gauss, quindi, con due soli parametri, media e dispersione. Attenzione, la sequenza è prima la media, prima la media. Quindi, primo il valore che viene da questa formula, x uguale a sommatoria i di x con i su n. Se ho preso 10 dati, faccio la somma dei 10 dati e li divido per 10. Poi faccio la radice quadrata della sommatoria di x con 1, quindi qui ci sta x con 1 meno x medio, qui ci sta x con 2 meno x medio, che è lo scarto, ok? Benissimo, la radice quadrata della sommatoria degli scarti al quadrato è l'altro parametro che mi permette di descrivere questa forma, questa curva, che è la curva di Gauss. La vedete? Ok? Allora, la curva di Gauss che descrive
perfettamente le popolazioni come le incertezze o gli errori di misura, è una curva di probabilità, cioè una curva previsionale. Bene. Siete abbastanza avvezzi a ragionare su questi discorsi, perché andate su Wikipedia Roulette o andate su Wikipedia Lotto, benissimo, entrambi i giochi, così come quasi tutti i giochi d'azzardo, sono basati su che cosa? Su la probabilità e la frequenza. Chiaro? Quando io l'altro giorno per colpirvi vi ho detto la roulette è l'esempio di gioco d'azzardo più onesto. Bene, questo è il quadrante della roulette. Il quadrante della roulette è costituito da 37 valori non volutamente non messi in ordine. Quindi non è messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 0. No. Sono caratterizzati da rosso e nero, da un verde o da due verdi, dipende, giocate a quella con un o uno 0, che quella con due zeri partite svantaggiati, perché sempre vi paga 35 volte la posta quando prendete il pieno. Quindi se giocate a quello con uno 0, il banco c'ha 37 probabilità e voi ce ne avete 35. Se giocate con doppio 0, il banco ce ne ha 38 e voi ce ne avete 35. Quindi è sconveniente giocare con doppio 0, da imbecilli, fra i due. Bene, se ci ragionate un momento, da ingegneri, molti di voi sono meccanici, come avviene il gioco? Ok? Ci sta un tamburo, d'accordo, un rotore, dei cuscinetti che garantiscono, cosa garantiscono i cuscinetti? Che l'attrito sia il più basso possibile, bene. E poi che cosa succede? Che il tavolo, il rotore nel gioco classico viene messo in moto dal croupier. Poi ci sono anche quelli che invece girano a velocità così. Poi il croupier aspetta che voi puntiate e ovviamente chiama la fine delle puntate quando ha riempito, ma non completamente riempito, il fetto. Cioè lui si deve riservare sempre il fatto che il tappeto non è completamente riempito, perché se è completamente riempito uno ha da fare, giusto? Quindi ad occhio, e chiaramente ci sono le scuole per fare questo, lui valuta la prima cosa, la garanzia che ogni colpo qualcosa piglia, giusto? Quindi anche quando giocate a Natale a casa vostra fate, fate sempre i banchi, che i banchi sempre favorito, ok? Tranne che ci sono prestazioni super di alcune situazioni, ma sono doti che non possiamo, contro cui non bisogna combattere, allora ci sono le seguenti. Bene, poi che cosa succede? Si lancia la pallina e la pallina va bene. In questa rappresentazione, se ci pensate, l'unica situazione che porta delle sistematicità è la non perfetta realizzazione dell'asse del tamburo che gira e ovviamente della planarità del rotore. Chiaro? Quella è una cosa che, volendolo garantire da ingegneri meccanici, costerebbe moltissimo e è difficilissimo da mantenere nel tempo. Allora,
ci sono sicuramente nella frequenza di eventi che voi andate a fare, perché la probabilità è 1 su 37. Non ci sono dubbi. Ogni volta che avviene un evento esce uno numero e gli altri 37 non escono, giusto? Allora, se non vi sentite in giornate in cui gli eventi casuali vanno tutto a vostro favore, allora non è arrivato là e giocato, perché quel primo colpo è sicuramente un colpo perso. Bisogna aspettare le sequenze e capire, ecco il gergo, i gemelli, i vicini dello zero, serie 5-8, molto elegante. Arrivate lì e dite al gruppo i gemelli, fate capire che fate parte del sistema e non siete quello che va là e si fa spennare. Ok? Perché? Perché è chiaro che dopo un certo periodo di tempo potete avere la certezza che ci sono uno di questi settori che tendenzialmente esce. O meglio, che la pallina tendenzialmente va in questi settori. Quindi voi prendete più numeri che sono, virgolette, in quel momento favoriti, in quel momento, in quel tavolo, con quel croupier. Poi cambia, il giorno dopo non vale, dovete riaspettare la sequenza, è chiaro? Quando, sicuramente vi capiterà perché voi non siete appassionati, invece sì, gioca all'otto similari, no? Io vi leggo, vi invito a leggere numeri giocati 1, numeri indovinati 1, vincita 11 euro puntando un euro, probabilità 1 su 18, cioè lo Stato o chi gestisce il lotto si è riservato rispetto al gestore della roulette, ok, che si è riservato due colpi in più, ok, 7 probabilità in più. Se andate a Lambo vi dà 250 volte la posta, la probabilità è 400. Se andate al Terno 4500 volte la posta, la probabilità è 1 su 11.748. E cioè il lotto è una tassa sul gioco d'azzardo, perché vince sempre lo Stato, e cioè chi gestisce, anche perché il numero di persone che può giocare è talmente grande che lui sta tranquillo e vince sempre. Chiaro? Quindi, nelle analisi di queste situazioni, a proposito, vi ricordo altra regola di gioco: se vincete alla roulette, lasciate la posta sullo stesso numero, perché è molto elevata la probabilità che si ripeta una sequenza. Chiaro? Quindi se vincete, non vi emozionate, cioè 8 di vittoria, no, i 35 vi prendete, quell'altro lo dovete lasciare, perché può uscire subito dopo un'altra volta 8. È una regola di gioco. Chiaro? State imparando a giocare, ma questo voi potete. La forma mentis dell'ingegnere è tale che voi potete vivere la vostra vita cercando di descriverla fisicamente. L'errore è pensare che tutto è descrivibile. Quindi, quando incontrate il vostro folle amore, fermate un momento, perché il numero di persone disponibili sul mercato è talmente elevato che non è certo, è quello, va bene.